Grazie Presidente, Sottosegretario, colleghe e colleghi. Non mi soffermerò sugli aspetti tecnici oggetto della mozione di cui stiamo discutendo, perché lo hanno fatto in maniera egregia le colleghe che mi hanno preceduto e che ringrazio per questo. E, è chiaro, la celiachia è una patologia che riguarda il cibo ed è definita dalla legge come malattia sociale. Ritengo che sia importante e interessante riflettere su questo. La celiachia come malattia sociale, sì, perché la sociologia moderna in realtà ci dice che il cibo è socialità e quindi tutto ciò e tutte le patologie che riguardano il mondo del cibo sono necessariamente da considerarsi patologie sociali e che possono, che devono essere attenzionate dal Parlamento e quindi ben vengano azioni di questo tipo da parte nostra e gli impegni del governo che vanno in tale direzione, perché è proprio per evitare e ridurre quelle emarginazioni sociali, quelle disuguaglianze sociali che possono nascere da tutte le patologie che attengono al cibo, vanno nella giusta direzione per garantire quella necessaria inclusione sociale che ancora più oggi diventa fondamentale, posto che veniamo già da un periodo pregresso complicato in cui già la pandemia aveva in realtà inasprito disuguaglianze sociali e ha creato sacche di emarginazione sociale anche dovute a quelli che sono i rapporti con il cibo, così come oggi il conflitto tra Russia e Ucraina ci dice che probabilmente una grave ricaduta l'avremmo proprio su quelli che sono i fattori delle materie prime, del cibo, e quindi anche da qui l'attenzione necessaria ad evitare che tutto ciò che riguarda il mondo del cibo possa portare a discriminazioni sociali o emarginazioni sociali. Dunque la politica deve interessarsi e deve garantire un diritto all'accessibilità del cibo uguale per tutti, appunto, senza discriminazioni. E in questo percorso si muovono le mozioni di cui oggi discutiamo e di cui apprezzo l'importanza e l'impegno. Perché? Perché è emerso dalle discussioni di chi mi ha preceduto quanto il cibo e le patologie legate al cibo servano poi per studiare, per approfondire quei rapporti di causa e effetto nella dinamica tra individuo e gruppi sociali. È stato già detto, lo ribadisco velocemente, il problema della celiachia riguarda molto probabilmente più da vicino gli adolescenti che attraverso il percorso sensoriale del cibo, come dire, rappresentano anche un po' la loro emotività e un'influenza positiva sull'emotività degli adolescenti crea sicuramente degli equilibri maggiori e dei risultati migliori sia a livello scolastico, ma così come per gli adulti, visto che si tratta di una patologia che riguarda anche il mondo degli adulti, garantisce una maggiore competitività anche nel contesto lavorativo. E da qui nasce l'esigenza di occuparsi di questa patologia anche in termini, sono, è stato già detto, lo ribadisco velocemente, di garantire un'equità di trattamento sul territorio nazionale, che ad oggi in realtà non si verifica, perché è demandata anche alle regioni la capacità di individuare dei tetti di spesa rispetto ai prodotti che vengono utilizzati dai soggetti affetti da questa patologia, dalla celiachia, e che devono seguire una dieta rigorosissima. Quindi riteniamo assolutamente necessario che il governo si impegni a garantire un'uniformità di trattamento proprio al fine di evitare quelle disparità che sono emerse nel corso del dibattito fino ad ora. E ritengo sostanzialmente importante impegnare anche la scuola, quindi il mondo della formazione, dell'educazione, rispetto a quelle che sono le buone abitudini alimentari e appunto l'educazione all'alimentazione. Sostengo fortemente la necessità di inserire nei piani scolastici, sin dalle scuole primarie e le secondarie di primo e secondo grado, l'attenzione all'educazione all'alimentazione e quindi alle patologie che riguardano il mondo del cibo, perché questo significa promuovere la salute e promuovere la salute significa occuparsi del benessere collettivo anche in termini di riduzione dei costi sanitari oltre che sociali. E ben venga quindi l'informazione, la necessità di informarci, di informare, quindi le campagne di sensibilizzazione che possono essere giornate deputate alla consapevolezza della celiachia. E
Dunque, la formazione è importante anche, come è stato già detto da chi mi ha preceduto, rispetto agli operatori della ristorazione collettiva, sia per garantire un accesso al cibo senza glutine nelle mense scolastiche o nei posti di lavoro, ma anche rispetto ad una ristorazione collettiva esterna, perché poi, diciamoci anche la verità, ad oggi i cibi senza glutine sono più facilmente rinvenibili nell'alta ristorazione, quindi anche questo potrebbe causare un discorso di disparità sociale che noi, Parlamento, insieme al Governo, dobbiamo assolutamente evitare. E poi ritengo fondamentale, affinché si agisca nella giusta direzione rispetto alla possibilità di arginare i danni gravi, soprattutto conseguenti a diagnosi tardive della celiachia, l'estensione della categoria del decreto legge del 10 agosto del 2018, perché sì, ad oggi, secondo me, è inspiegabilmente ristretto ad una cerchia di prodotti che però non garantiscono la completezza dei beni di cui i soggetti affetti da patologia della celiachia devono disporre. E poi è stato già detto, e lo riporto solo brevemente perché anche per noi è assolutamente fondamentale puntare sulla diagnosi precoce, sia per evitare la drammaticità degli effetti della celiachia e quindi garantire terapie più efficaci.